Ciao a tutti, benvenuti al mio canale e ben ritrovati in un nuovo video. Sto testando più angolazioni per avere un po' uno sfondo decente nei miei video. E oggi siamo accanto al mio acquario, così vi faccio anche conoscere i nuovi arrivati in casa. In realtà l'acquario è di Alessandro, nel senso sia mio che è di Alessandro, ma è lui che ha la passione, l'ha sempre avuta, e in passato aveva tantissimi, ha avuto persino fino a 5 acquari in una volta, e poi li ha dovuti dar via per mancanza di tempo, e adesso mi ha convinto. Io non ho mai avuto un pesce, sono più da cagnolino. Però devo dire che è bello, poi sono rilassanti, poi vedete, quando ti vedono si avvicinano tutti in gruppo, vengono, probabilmente hanno sempre fame loro, quindi sperano sempre che tu gli dia qualcosa da mangiare. Comunque sono bellissimi. Comunque, detto questo, faccio questo nuovo video perché volevo mostrarvi due cosine che ho acquistato ieri. Allora, ieri sono andata presso una bioprofumeria di Beinasco, di proprietà di una ragazza che con me fa parte del gruppo, di un gruppo che si è specializzato nell'armocromia. Poi vi farò un video a parte dove cerco di spiegarvi e vi do tutti i dettagli su dove poter andare su Facebook per poter essere analizzate. Insomma, l'artefice, cioè la fondatrice di questo gruppo, che si chiama Giusy De Gori, era a Torino, faceva questo evento e io, seguendola comunque su Facebook, avevo voglia di conoscerla anche solo per farmi analizzare anche dal vivo, perché io ero stata analizzata come autunno soft profondo. E premessa, l'armocromia praticamente suddivide i colori in stagioni, proprio estate, primavera, autunno, inverno, e ogni stagione ha dei sottotitoli. Delle sottostagioni, adesso sto lì ad elencarvele anche perché non me le ricordo tutte. Poi un giorno vi farò un video magari sulla mia di stagione. Comunque, detto questo, io l'ho stata analizzata come autunno soft profondo. Lì invece in negozio lei mi ha analizzato e mi ha cambiato completamente l'analisi. Ma sono, anziché autunno soft profondo, io sono un autunno profondo. Vuol dire che reggo molto bene la profondità, i contrasti, i colori accesi. Inoltre, trovandomi con questa bioprofumeria che si chiama Artemisia, per le ragazze di Torino, si trova in via Torino 6 a Beinasco. E la proprietaria si chiama Amy ed è una ragazza gentilissima e graziosissima. Lei col marito sono davvero carinissimi. E io ne ho anche approfittato per parlare con lei dei miei capelli, perché io da un lungo periodo che non amo più i miei capelli. Vedo che si sporcano alla velocità della luce, non reggono più la piega. E praticamente non riesco a sistemarli, non mi piacciono più. Li vedo spenti, li vedo sfibrati. E ho pensato un po', l'altro giorno mi sono messa un po' su internet e forse ho capito che il problema è che io non faccio attenzione a quello che metto sui capelli, cioè io non avevo mai usato le cose bio sui capelli. Prendo lo shampoo in offerta e se lo sciamo, tipo ad esempio le head and shoulders sui miei capelli diventano elettrici e secchissimi, quindi non lo utilizzo, però non sto tanto lì a scegliere il top di gamma degli shampoo, degli balsamo o dei balsami. E quindi non ho mai avuto una hair routine adeguata, probabilmente al mio tipo di capello. Comunque, ho preso questa decisione, ho deciso di un po' disintossicare i miei capelli dai siliconi e provare dei prodotti bio. Io sono iscritta a un gruppo su Facebook che si chiama Bio Hall, che praticamente è un gruppo dove le ragazze consigliano i prodotti bio che utilizzano, fanno delle recensioni, insomma, è un gruppo molto carino.
alla quale mi sono iscritta, ma non ho mai partecipato, però mi piace leggere, anche mi sono documentata e ho scoperto che cioè ho deciso di prendere qualche prodotto. Allora, ve ne parlo, sicuramente le persone amanti del bio li conosceranno già perché sono stra super famosi. Allora, la prima è la maschera per capelli dell'Alchemilla al mirtillo. Ho letto che è stralucidante, rende i capelli lucidi, setosi, morbidi, proprio splendenti. In effetti, io oggi è il primo giorno che la uso. In realtà, vabbè, purtroppo la luce è quella che è, quindi non è che voi potrete, secondo me, vedere moltissimo. Però in realtà mi piacciono parecchio, li vedo anche morbidi, molto luminosi, molto. So anche il colore, mi sembra che risalti il dorato dei miei capelli, ecco. E quindi sono contenta. In più cercavo lo shampoo, però non sapevo quale shampoo utilizzare, ce ne sono milioni. Allora ho chiesto ad Emi e mi ha consigliato questo della Saponaria per lavaggi frequenti all'olio extravergine di oliva, perché mi ha già avvisato che quando i capelli si disintossicano dai siliconi, in realtà nei primi mesi saranno orribili, cioè saranno crespi, saranno indomabili e probabilmente sembreranno sporchi, cioè si sporcheranno prima, comunque sembreranno sempre sporchi dopo pochissimo tempo. Quindi mi ha detto di usare questo, è un bio shampoo ai semi di lino con extravergine d'oliva, un concentrato di natura ultra delicato e senza profumazioni, ideale per lavaggi frequenti. Sono 200 ml, questo al costo di 8,40 euro, credo. Invece questa 10,80 euro. Ho detto, beh, ovviamente non sono lo shampoo da 1 euro, lo shampoo da 2 euro al supermercato, quindi comunque sono costosi. Però ho pensato, cioè, i miei capelli hanno bisogno di rinascere, quindi faccio questo investimento e dedico un po' di soldini anche a loro. E poverini, vengono sempre maltrattati. Anzi, è un sacco che non faccio piastre. Comunque non uso fonti di calore estreme, eccetto il phon sui miei capelli. E poi mi è stato spiegato che i bio shampoo non vanno mai utilizzati direttamente, ma vanno diluiti. Altra cosa che io non ho mai fatto, cioè diluire lo shampoo. Quindi va messa per ogni quantità, dose di shampoo, almeno 2 d'acqua. Quindi il rapporto è 1 a 2. Una, due si dice? Anche fino a tre in realtà. Ed è effettivamente con l'acqua i bio shampoo, che solitamente non fanno molta schiuma, realizzano comunque una schiumetta, almeno fa un po' di schiuma, così capisci che il capello comunque si sta lavando. Sono contenta, c'è cioè il primo giorno, quindi poi vedremo più avanti il risultato sui miei capelli, però se già disintossicarli significa che il mio capello ricomincia a vivere, magari ricomincia anche a crescere, perché ultimamente ho proprio una crescita lentissima dei capelli. Sono contenta, devo dire, potrò dire che questo investimento è valso la pena, cioè ne è valsa la pena, è quello, capito? Poi l'ultima cosa che ho comprato, sempre riferimento però all'armocromia, è stata lei, la Due Baci Incognito. Il mio primo rossetto armocromatico, perché questo, spoilero, questo è un rossetto adatto per le autunne profonde. In effetti, quando me l'ha messo, che poi quello che sto indossando adesso, in effetti, quando me l'ha messo, mi è piaciuto da morire. Da morire davvero, e quindi ho deciso di comprarla. E poi lì ci sono tanti prodotti, c'è Nabla, c'è Alchemilla. Mi sono innamorata di più di un paio di ombretti Nabla che devono essere miei, assolutamente. Poi vi farò una recensione, vi farò vedere. Beh, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, un bel pollice in su. Scrivetemi nei commenti se anche voi utilizzate dei prodotti bio per i capelli, anzi,
consigliatemene qualcuno perché io sono proprio tabula rasa, quindi qualsiasi consiglio è ben accetto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo la prossima volta. Ciao!